È un momento importante per questa comunità, credo che sia anche il simbolo della capacità raggiunta dalla Protezione Civile di Regione Liguria di coordinare interventi anche in situazioni molto difficili come quelle che abbiamo vissuto in quest'autunno. Il ponte di Nervina è diventato un po' il simbolo di un autunno molto complesso, molto difficile, che ha messo in difficoltà cittadini e imprese, ma è diventato anche il simbolo di una regione che ha imparato non solamente a gestire le allerte nel loro momento di emergenza, ma anche a dare risposte rapide ai cittadini e ai sindaci che li governano in tempi ragionevoli, come in questo caso, anche quando si tratta di interventi assai complessi come il ponte di Nervina. Ovviamente non è l'unico intervento che stiamo affrontando e questo rende tutto più complesso, non solo il ponte di Nervina, ma insomma abbiamo avuto interruzioni anche su statali come l'Aurelia, immagino quella tra Chiavari e Rapallo, che sono state affrontate rapidamente con una capacità di intervento e di coordinamento importante. Adesso mi aspetto dal governo a Roma delle risposte altrettanto rapide e concrete. Stiamo ancora aspettando il conguaglio delle somme urgenze, che sono state liquidate neppure per la metà delle somme che abbiamo, di cui abbiamo necessità. Siamo in costante contatto con il capo della Protezione Civile Borrelli, non dispero che arrivino. Certo, quando in questi casi c'è bisogno che non solo la regione si muova come ha fatto, c'è bisogno di un forte sostegno del governo nazionale e anche di una capacità di coordinamento di quello stesso governo per quanto riguarda le risorse, che spero possa essere messa in campo nelle prossime ore. Rinascita, direi anche mantenimento delle promesse, che in politica fa sempre bene fare comunità e soprattutto fa bene quando si fa protezione civile. È un punto di partenza, non un punto di arrivo, l'avevamo detto all'avvio di questo cantiere, credo che sia stato fatto un grande lavoro con una grande collaborazione istituzionale, che è il senso migliore del dare risposte quando i cittadini hanno bisogno e quando i cittadini sono soprattutto isolati, come è il caso di Rocchetta Nervina. Direi che abbiamo fatto ognuno di noi la nostra parte e oggi è giusto ridare questa viabilità, ancorché provvisoria, a una cittadina che voglio ringraziare tutta anche per la pazienza e per il modo con cui hanno certamente sollecitato le istituzioni, ma anche saputo stringere i denti quando c'è stato bisogno. La seconda parola che abbiamo sentito di più però è continuità, perché questa è una bellissima pezza, ma c'è ancora tanto da lavorare. C'è tanto, l'ho detto, è una prima fase, non lo faremo da soli, perché evidentemente la strada che porta a Rocchetta Nervina è una strada provinciale, non ce lo dimentichiamo mai. C'è un tema di risorse anche che stiamo trattando con il governo. Direi che avere questo primo step è comunque un alleggerimento molto molto importante per tutti questi cittadini, nella speranza che si possa continuare a lavorare, a dare tempi certi e a ripristinare l'arteria, o comunque trovare una soluzione rispetto a, come dire, all'arteria che siamo abituati a conoscere, che porta Rocchetta Nervina, che sarà la più efficiente, la più efficace anche in campo, diciamo, di lotta al dissesto, perché ripristinare quello che c'è credo non basta. Bisogna anche cercare di migliorare la resilienza dei nostri territori. Significano tanto e la nostra presenza non è solo una presenza qui fisica oggi, ma abbiamo lavorato insieme al comune Dolceacque, insieme al comune di Rocchetta Nervina, insieme alla provincia, per fare in modo che finalmente questo collegamento potesse essere ripristinato. Quindi un momento di grande soddisfazione, di grande impegno, che non deve finire qua, che deve andare avanti per mettere nelle condizioni i nostri cittadini di poter vivere in condizioni sicure. Una giornata importante, perché oggi viene inaugurato questo ponte Bailey, che permette di nuovo alla cittadinanza di Rocchetta di ritornare alla normalità per quanto riguarda la viabilità. Siamo particolarmente orgogliosi come Regione Liguria, abbiamo partecipato anche economicamente e fattivamente per la realizzazione di questo ponte, e occorre fare i complimenti ai sindaci, alle amministrazioni locali e anche all'amministrazione provinciale, perché si è riusciti col fare e non soltanto col dire a realizzare quest'opera in tempi record. Non è normale rispetto al nostro paese, dovrebbe esserlo, ma rispetto ai tempi normali di questo paese credo che costituisca un altro piccolo record, come la ricostruzione del ponte su Polcevera. Questa è una piccola soddisfazione per il territorio dell'Alta Val Nervia, in particolare per i cittadini di Rocchetta Nervina, che riusciranno agevolmente a tornare a casa. Un ringraziamento a tutte le istituzioni che hanno lavorato in maniera sinergica, e quindi una dimostrazione che quando si uniti a livello locale, senza contrapposizioni politiche, si possono portare a casa rapidamente risultati come questo. Però il governo
governo deve fare di più. Io sostengo che sia necessario un decreto Ponente o un decreto Liguria, insomma sulla falsariga del decreto Genova, perché siamo in una situazione di abbandono con un forte dissesto idrogeologico, con una carenza di infrastrutture che meritiamo da decenni. Quindi bisogna mettere mano al portafoglio, il governo deve battere un colpo, bisogna fare un decreto urgente che contenga norme di semplificazione per i comuni, per le amministrazioni che si trovano a gestire le emergenze, ma anche l'ordinaria amministrazione e manutenzione della cosa pubblica, e bisogna mettere risorse per costruire nuove opere che possano collegare al meglio la Liguria, sia per arrivare sulla costa a fare turismo e economia, ma sia per collegare anche meglio la costa e l'entroterra. Ma è il primo anno, è la prima volta nella storia, penso, della Repubblica Italiana che i fondi per le somme urgenze non vengono dati nell'anno in corso. Qualche risorsa è stata messa nell'ultima legge di bilancio, ma secondo me è assolutamente insufficiente per fronteggiare tutte le esigenze, i paesi sfollati, le frane che abbiamo ancora da risolvere qui nel Ponente Ligure. Quindi servono più risorse, ma ripeto, serve la volontà politica da parte del governo, che oggi, ahimè, è assente, per riuscire a dare ancora più soldi, ancora più risorse, ancora più risposte, ancora più fatti concreti che oggi latitano qui nell'estremo Ponente Ligure. Beh, siamo qui finalmente per modo di dire, perché devo segnalare la tempestività con cui sono stati eseguiti i lavori. Restituiamo oggi alla comunità di Rocchetta Nervina la possibilità di transitare, quindi liberiamo una comunità dall'isolamento. Questo secondo me è l'aspetto più importante. Ringrazio tutti gli enti che hanno collaborato insieme a noi, quindi i due comuni e la regione, anche se l'opera, ci tengo a precisare, è un'opera che è stata fatta della provincia, per la quale abbiamo anche approvato la somma urgenza e messo a disposizione i fondi, anche se poi ovviamente speriamo che attraverso lo stesso meccanismo, con i fondi della protezione civile, attraverso il lavoro della regione, questi fondi ci vengano retrocessi e quindi restituiti. Oggi è una gran giornata per la mia comunità, che dopo 45 giorni di isolamento può ritornare ad avere una viabilità alternativa. E questa è una viabilità alternativa apposta perché ad esempio i pullman di Grossi non possono salire, noi abbiamo delle attività ricettive su che lavorano tanto con questi tipi di mezzi, quindi è una cosa palliativa per adesso, che però ci risolve un grossissimo problema, e quindi la provincia so che si sta già adoperando per lavorare sul ripristino della strada crollata. Devo dire che in questo periodo hanno dimostrato sia provincia che regione, che noi come comune, che se si vuole si può, cioè nel senso che abbiamo lavorato veramente bene, in 45 giorni abbiamo portato a casa un risultato che ha portato Rocchetta Nervina di nuovo a essere collegata con la costa. Oggi credo che sia stata una giornata importante con l'inaugurazione del ponte e la fine di un primo percorso, che è quello di togliere l'emergenza al comune di Rocchetta, quindi gli abitanti possono riprendere una vita normale. Ora, fatto questo, bisognerà iniziare a sistemare la strada, perché come detto questo è un intervento provvisorio e non definitivo. Diciamo che tra i vicini era normale un aiuto, darsi una mano, noi abbiamo fatto quello che potevamo con il pulmino della scuola, con interventi, per sentire vicino alla comunità di Rocchetta, non solo perché il ponte è iniziato a cadere nel Dolciaco, ma proprio perché tra vicini è giusto darsi un sostegno amichevole. Siamo onorati per questo riconoscimento, ma come nostra tradizione siamo sempre vicini al territorio e le nostre stazioni sono il primo caposaldo che viene attivato in circostanze come questa, quindi ci è sembrato quasi scontato poter prestare la nostra vicinanza e il servizio in occasione di questo brutto evento. Abbiamo, come comando provinciale, abbiamo dato supporto anche alla compagnia e abbiamo chiesto la collaborazione anche al gruppo Carabinieri Forestale, e così insieme abbiamo garantito questa copertura H24 nei primi giorni dell'emergenza fino al periodo natalizio. La viabilità alternativa, la viabilità verticale delle nostre entroterra è importante. Molto come la viabilità orizzontale della costa. Siamo qua assieme, abbiamo visto un lavoro fatto bene, fatto velocemente. È molto importante e sono molto contento come sindaco e come rappresentante di una comunità qua vicino.